chiudere con una casa in paglia. Ho tagliato tutta la parte tecnica e sono arrivato subito alla testimonianza delle persone che sono i nostri clienti, sono le persone alle quali facciamo la casa e vediamo. E vediamo perché queste persone vogliono costruirsi una casa in paglia, perché credono nel futuro all'insegna della sostenibilità e vogliono essere dei pionieri di questo tipo di costruzioni e vogliono affidarsi a persone esterne, perché loro chiaramente è un investimento alla loro abitazione e soprattutto vogliono essere modello per altre persone, perché i fatti vanno tutti in mille parole. Secondo me questa testimonianza è importante perché appunto si capisce perché le persone vogliono costruire la casa in paglia. Questi sono i committenti di quella casa che andremo poi a vedere a Negrà. La testimonianza è come si sta in estate e in inverno. Ricordo che questa è una casa senza impianti, c'è solamente un radiante elettrico all'interno dei muri d'argilla. In estate e inverno ci sta benissimo, infatti anche nel estate d'inverno e entrando la notte sera ci sono 5 gradi e tutti mi chiedono se c'è il riscaldamento. Cosa ne pensano gli amici? Avevo un amico, come dice Carlo, il committente di questa casa, che mi consigliava di fare una casa in cemento, ma dopo che è stato nella sua casa ed ha visto come si sta, è diventato il suo miglior sponsor. Perciò le persone sono alla ricerca di questo tipo di abitazione, perché vogliono avere ambienti sani e confortevoli. E chi sono? Allora, sono un architetto dal 2006 e ad oggi costruisco progetto edifici che utilizzano gli attuali come la canapa, la paglia, la terracuda, la calce e il legno. Sono andato in Olanda a studiare questo tipo di approccio per capire come innovare dal punto di vista della sostenibilità degli edifici, diciamo, del processo creativo del progetto. Ecco, perché progettare con la paglia? Questi sono le conferenze, è una parte abbastanza cospicua, l'ho sintetizzata per tre motivi: per il cambiamento climatico, per l'inquinamento outdoor che abbiamo soprattutto in pianura banana dovuto all'inquinamento problemi sottili, e un'altra tematica molto importante è appunto l'inquinamento indoor, cioè la sindrome dell'edificio malato. Quando mi chiedono è possibile confrontare una casa in paglia con una tradizionale, dico spesso di no, perché come confrontare un treno, diciamo, alla tecnologia con una locomotiva tradizionale, quindi testimonia anche Redi che progetta e costruisce casa in paglia ormai diversi anni. Perciò è un lavoro fatto soprattutto da team di persone, da architetti, ingegneri, geologi, consulenti energetici. Queste sono le caratteristiche di una casa in paglia, una casa efficiente dal punto di vista energetico, è una casa resistente al sisma, è una casa resistente al fuoco, è una casa che presenta altre caratteristiche di sostenibilità, poi vedremo con Linda perché. È una casa salubre e soprattutto ha un alto benessere acustico all'interno, e questo lo potremo sentire e toccare con mano durante la visita di questa casa in paglia. Questa è una breve sintesi tra una costruzione tradizionale e una in legno e paglia. Un condominio fatto esempio in cemento, detto da costruire, i materiali non sono rinnovabili, è rumoroso e ha una struttura rigida, mentre una casa in paglia è veloce da costruire, i materiali sono rinnovabili, è silenzioso, l'unico rumore sono quelli degli abitatori, e è una struttura elastica, perciò è ideale per zone sismiche come la nostra. Andiamo adesso a vedere come è fatta una casa in paglia. Vediamo un secondo.
essere in piedi o sdraiate. Questa è una slide che sintetizza cosa vuol dire in piedi o sdraiate, perché abbiamo coefficienti di lambda diversi. Noi di solito usiamo questa qui in basso, con lo spessore di 37 cm, che ha un lambda 0,52. All'inizio usavamo questa, però adesso usiamo lo spessore di 37 perché è più misurante rispetto a quella messa, a questa qui che sta di sopra. Perciò le varie paglie le mettiamo in piedi. Poi, ecco qua. L'altra parte importante sono tutte le connessioni metalliche, che è praticamente una della casa in legno, perciò ci sono all'interno hold down, chiodature, viti, tutte le parti metalliche che tengono assieme la struttura in legno, perché appunto la paglia ha solamente una funzione di tamponamento e non è strutturale. È composta da due spalle in legno, una chiave in legno e il corno di base. Questo è il modulo che si usa e poi viene ripetuto lungo tutta la lunghezza della costruzione e diventa una struttura a telaio con interassi che possono avere 50 cm a 90 cm, dipende un po' dal concept strutturale che poi si va a sviluppare assieme all'ingegnere. Queste sono la parte che riguarda gli impianti. Gli impianti sono con una carta direzionale, vengono posizionati o a vista oppure incassati nell'intonaco. L'importante è non far passare gli impianti all'interno della valle di paglia, un po' come funziona con l'Xtran. Gli impianti devono sempre stare all'interno dell'edificio, mai all'interno dello spessore della muratura. Ecco, questo è un esempio di come vanno posati gli impianti. È come una casa in legno, ma sono posati con un certo ordine appunto per poi poter fare manutenzione e avere anche un certo ordine durante la fase di cantiere. Adesso passiamo a vedere i metodi costruttivi di quella paglia. Il primo è il più vecchio ed è quello importante, che è denominato Nebraska, che in Italia non si può utilizzare appunto perché le valli di paglia non hanno questa funzione importante. Questo è un cantiere in Svizzera, fatto dall'architetto Werner Schmidt, dove si vede che abbiamo questa fondazione in CA e poi sviluppa questi muri con dei palloni di spessore da 120 cm che vengono posati come dei corsi uno sopra l'altro, e questo è il cordolo. È il corpo di sommità, dove viene posato qui, viene posato qui sopra e poi viene teso finché non scende e abitato a questo livello. E questa è la casa, questa è la pianta. È una pianta composta da tutte le pareti in paglia e questa qui è una parete finestrata. Sezione linea alla pianta e questa è la casa. Molto semplice, dove qui abbiamo gli apporti solari in stagione estiva. Sì, invernale. Eccolo qua. E questo, quando c'è il sole che batte sulla parete vetrata, abbiamo queste tende che fanno in modo che oscurano la vetrata. Questa, come testimonianza da parte dell'architetto, è una casa che non necessita nemmeno del riscaldamento, perché appunto si riscalda da sola appunto per la forma dell'edificio. Un altro metodo costruttivo è il terreno portante di cantiere. Questo si usa per abitazioni o edifici più piccoli e si può utilizzare anche per l'autocostruzione. Si fa un telaio in cantiere, il carpentiere costruisce un telaio
basso di 50 cm, dove all'interno viene posata la paglia. Questo è il componentamento per rigidire la struttura, fatto in legno. E la paglia viene messa sull'interno, si usa per l'intonaco un canniccio, che ad esempio può essere utile quando se piove si fa questo strato qui su tutto quanto il lato esterno e poi si mette all'interno la paglia. Questo sistema lo si può usare per quei clienti che vogliono ad esempio autocostruirsi la propria abitazione da sole e guidati diciamo dall'impresa costruttrice. Ecco qui, viene fatto il primo corso di baia di paglia. Qui viene messo uno strato di argilla. Poi abbiamo per costruzioni più grandi il telaio che viene prefabbricato industrialmente, questo lo si usa per edifici più grandi. La casa di Castel del Forte, per nuova idea, è stato fatto con questo metodo qui. Si fanno tutti quanti i telai a centro taglio, in stabilimento, vengono tutti quanti assemblati e poi vengono chiusi e nastrati in base al progetto. Questo è un progetto inglese dell'Università di Nottingham, dove anche qui hanno creato il loro telaio di stabilimento al coperto, l'hanno riempito di paglia e poi l'hanno costruito sull'edificio con questi setti riempiti di paglia, e questa è la facciata dell'edificio terminato. La quarta tecnica è il insufflaggio. Si vanno a riempire questi moduli, infatti in questo caso di USB, con della paglia tritata, e si riempiono come fosse della cellulosa. Un quinto potrebbe essere anche il cappotto esterno, che si può fare in paglia. Ci sono esempi fatti su Avolzano tranquillamente, che con ottime prestazioni termiche e acustiche. Come si progetta una casa in paglia? Gli aspetti da tenere in considerazione sono questi: l'attacco a terra, l'involucro, gli impianti e gli intonaci. Praticamente sono le stesse accortezze da avere per una casa in legno. La parte più importante è appunto l'attacco a terra, il contatto tra la fondazione e la parete di legno. Allora, il principale nemico della casa in legno, della casa in paglia, non è il fuoco, ma bensì è l'acqua. Okay? L'acqua e il terreno umido sono i principali nemici per la costruzione a regola d'arte di un edificio in legno in paglia. E le tre cause di problematiche che possono derivare dall'attacco a terra sono tre: contatto per infiltrazione, ad esempio dal massetto esterno e della pavimentazione esterna della casa, per risita capillare, cioè l'acqua che da sotto entra all'interno della fondazione, e il terzo aspetto, da tenere in considerazione, la condensa interstiziale dei materiali, ad esempio, che non sono stati asciugati. Si crea questa umidità che può portare appunto alla condensa e poi ad altre problematiche della struttura. Allora, queste sono diciamo considerazioni che abbiamo visto da esperienze, da cantieri e da regolamenti su casi in legno. Allora, il progetto per essere l'edificio in legno a prova d'acqua deve considerare due punti di interazione tra il terreno e la parte interrata. Il primo è il contatto con il terreno umido, infatti la fondazione deve essere impermeabilizzata contro gli effetti dell'acqua a contatto, questi sono importanti, che possono portare, se sono in legno, alla marcescenza e al collasso. Infatti uno dei più gravi problemi che abbiamo nel tutto in legno è la marcescenza alla base delle case in legno. La seconda, che si sottovaluta spesso, è la spinta in costatica dell'acqua.
deve contrastare la spinta dell'acqua che arriva dal basso verso l'alto, appunto per casi frequenti che si possono vedere di alluvione oppure sommersioni periodiche di edifici dovute alle bombe d'acqua che vediamo tutti i giorni, più frequenti. Allora, questo è un po' un regolamento tecnico che ci siamo dati noi come studio e che abbiamo anche visto da regolamenti ACA oppure da altre normative tedesche che possiamo vedere. Allora, il primo requisito che abbiamo adottato è impermeabilizzare la fondazione dal terreno, allontanamento della meteorica dagli elementi lignei, separazione netta dei piani di campagna esterna dagli elementi lignei, cioè tenere il legno almeno 20 cm rialzato rispetto alla quota del piano di campagna, la quota del pavimento esterno, e dei tagli costruttivi idonei a mantenere asciutto il solaio contro terra. Questo è un po' uno schema di una fondazione tipo di una casa in legno e paglia. Qui la prima cosa che facciamo, abbiamo un isolamento termico continuo su tutta la fondazione, impermeabilizzazione qui della casa con la vaina del terreno che praticamente mi separa il terreno dalla parte in legno, e poi questo muro rialzato di 2-3 cm dal terreno in modo da avere un progetto di durabilità completa della struttura in legno. Queste considerazioni derivano per esempio la norma tedesca, la norma tedesca da NIS 2800, che è la norma che regola la durabilità del futuro in legno degli edifici in Germania. Una singola norma in Italia purtroppo è assente e ad oggi abbiamo solamente dei regolamenti. La norma prescrive che le strutture in legno siano sempre rialzate dal terreno di almeno 15 cm. E dopo anche questa nuova ripresa anche della certificazione ACA di Trento, dove prescrive che questa altezza deve essere almeno 20 cm. Nei nostri edifici teniamo come quota 30 cm. La cosa difficile è che quel punto deve essere isolato e resistente al sisma e di collegamento tra la struttura in CA e la struttura in legno. Questo è un articolo che abbiamo scritto sul blog degli ingegneri, come realizzare fondazioni che possono durare più tempo per una casa in paglia. Questo riguarda un'esperienza che abbiamo avuto a Castel del Forte, che quando ne avrete vi racconterò dall'acqua di paglia. Ecco, queste sono alcune immagini del progetto. Questa è una villa di 320 quadri a Castel del Forte per una famiglia. Il sistema costruttivo è un terreno fabbricato in legno da lamellare, ha interassi di 50 cm con controventi in legno e le strutture in elevazione appoggiano su una platea di cemento armato a 30 cm. E lo spessore della paglia è di 37 cm, sia per curatura che per la copertura, passo dalla foto. Muratura e copertura medesimo spessore. E la cosa più importante è il terreno, cioè il contesto. Qui abbiamo caratteristiche tipiche della zona, cioè acqua di falda a poca profondità e condizioni che peggiorano con le acque meteoriche, l'irrigazione dei campi, di terreni agricoli di minuti. Perciò le scelte progettuali di questo progetto sono fatte con il geologo e con il futurista, non solo per l'architetto, perciò è sempre un lavoro di più persone. Questi sono i saggi fatti nel terreno, dove si vede l'acqua di falda molto alta.
sono gli scavi dello sbancamento della casa. Ecco qua. Sbancamento, rullata del fondo scavo. Detto il cellulare su tutta la platea, abbiamo usato 42 cm detto il cellulare e poi compattati 30 cm e in due passate, perché abbiamo visto che è meglio fare 15 cm alla volta come compattazione. Sono 140 metri cubi detto il cellulare, giusto? Eccolo qua. Abbiamo steso sull'impronta della fondazione e poi completamente compattato. Sopra abbiamo messo il marrone. Per quale motivo? Per permettere il marrone in particolare. Abbiamo messo un pavimento luminoso e abbiamo messo la bagna a tirarlo e contro l'acqua di risalita dal basso, quanto dentro, la platea. Questi sono i cordoli dove poi andiamo a mettere isolato, dovremo mettere l'edificio in legno, dove appunto abbiamo, stiamo mostrando la foto. Abbiamo messo la vaina perché anche l'interno, perché appunto stava scottato per il trattamento, non volevamo che l'acqua andasse all'interno del getto in NCA. Qua sono tutti gli impianti già disposti per poi fare le uscite e fognare gli scarichi. Gli aspetti da considerare.
Allora, resistenza e sicurezza al sisma, resistenza al fuoco, chiaramente la casa deve essere ready quando vedremo cosa, poi. Poi efficienza energetica, isolamento acustico, permeabilità all'aria, unità di risalita e condensazione, comfort, solidità dei materiali, qualità dell'aria, sostenibilità, la manutenzione dell'edificio, durabilità del legno. E poi quali assicurativa in cantiere che posso menzionare, questo è anche quello che riguarda la posa di materiale a parte dell'impresa che è costruttrice. E questa è una classificazione della norma francese, al momento in Italia non ce ne sono, però diciamo le varie paglie hanno una classificazione al fuoco classe cioè, per il fuoco, però poi abbiamo visto in cantiere con prove fatte proprio in cantiere e essendo tanto pressata la paglia difficilmente prende il fuoco. Questo diciamo di Valinano, però è una classe che deve essere chiaramente rivestita con intonaci di argilla all'interno, perciò può avere prestazioni tipo classe B o anche classe A. Dipende un po' dal progetto. Questo è quello studio che hanno fatto in Francia dopo aver fatto le prove su una parete in paglia, vedete che si è sbucciata da una parte e sbucciata dall'altra parte. I fattori di possibile degrado da tenere in considerazione quando si progetta una casa in paglia. La prima cosa è che non deve prendere acqua, infatti la cosa più importante è che deve essere in cantiere, deve essere riguardo all'acqua finché non vado ad applicare sopra l'intonaco in calce. Allora, le cose da guardare, le altre, sono la densità della paglia, deve essere una paglia è molto densa, è compattata, e il rivestimento non si deve degradare, non ci deve essere penetrazione di acqua piovana in cantiere dovuto a scarichi delle gronde, dei fluviali sulla paglia, la tenuta all'aria deve essere fatta in modo idoneo e perfetto, non deve entrare aria, perciò le innalzature vanno curate, va curato l'intonaco e all'interno, appunto la penetrazione del vapore, insomma i freni vapore all'interno vanno curati come meglio di una casa in mix, che appunto abbiamo materiali naturali, e quantità e condensazione vanno qua studiati, e poi migrazione dell'acqua per capillarità. Un altro punto da tenere in considerazione lo si fa con delle guaine al piede dell'edificio, in modo che ci sia una separazione tra la parte iniziale e la parte in meno. Questa è una prova dello sfasamento che abbiamo fatto un'estate, in luglio alle ore 5. E abbiamo visto quanto resiste, quanto isola un muro di paglia da questa era 40. 40 cm e abbiamo visto che il muro all'esterno aveva una temperatura attorno ai 55 gradi, all'interno era solamente la temperatura dell'aria, perciò 33 gradi circa, perciò è un ottimo isolante che protegge dal caldo, un ottimo sfasamento. Anche qui ogni ponte termico deve essere progettato. E di progetto manteniamo una temperatura interna dell'involucro di 17 gradi, 16-17 gradi, in modo da prevenire eventuali condensazioni e poi muffe. Questa è una checklist che siamo dati tra il lavoro costruttivo della casa, serramenti, fondazioni, qualsiasi cosa. Perciò, una volta che facciamo un nuovo dettaglio, andiamo a passare questi 12 elementi dal punto di vista, cioè il dettaglio deve essere pensato dal punto di vista statico, come fonte d'arco, l'acustica, l'umidità, la condensazione, la muffa, l'infiltrazione, il trasporto capillare, il rado, l'attacco biologico, ad esempio, quando devo prendere un'argilla nel campo e deve essere analizzata per capire se può dare un tempo o no. E poi anche le emissioni
lungo 12 per capire che tipo di materiale è. E questi sono valori più o meno da mantenere per depositare una casa in legno e paglia. Il legno deve aumentare attorno all'8-12%, come anche le varie paglia devono avere un'umidità al di sotto del 20%, meglio qualcosa meno, devono essere ben asciutte. Sopra i 500 grammi per cubo c'è il pericolo di marcimento nella parete e anche l'orientamento importante, perciò curare molto bene gli sporti dei prospetti a nord, dove ad esempio posso avere più vento oppure più maggiore umidità. E questo è, deriva da studi che abbiamo fatto nelle varie case, perché sono case con, diciamo, sono senza impianti praticamente, e da tenere molto in considerazione l'aspetto estivo, cioè quando l'umidità da fuori viene all'interno, il flusso di vapore entra, bisogna vedere appunto se ci sono cumuli di vapore acqueo, serve un'impiantistica efficiente ed economica. E strategie semplici da costruire, queste si fanno appunto con un concetto di impianto sia con la consulente energetico. Questo è il controllo del vapore dell'acqua in regime invernale e in regime estivo. E questa è una cosa che va a far vedere appunto l'importanza della tenuta all'aria, che deve essere un filo continuo all'interno. Se lo faccio con parti di legno all'interno dovrò stare molto attento alle nastrature e a che tipo di materiale utilizzo, mentre il 90% delle case in paglia che dobbiamo fare usiamo come tenuta all'aria e il tonaco d'argilla, dipende da 4-5 cm in base al progetto che uno sta portando avanti con il suo cliente. E qui per quanto riguarda l'acustica, chiaramente si vanno a seguire i requisiti acustici di una normativa e le varie paglia per 6 cm hanno un RPMV attorno ai 43-44 decibel, perciò è un materiale molto buono dal punto di vista dell'isolamento acustico, chiaramente con 2 cm di argilla, cioè la prova su 2 cm di tratto di argilla, perché la prova l'abbiamo fatto con il 2 cm di argilla. In cantiere abbiamo visto anche se la argilla si può raggiungere questi valori. E il comfort, però sono case ad alto comfort, che è diverso dall'efficienza. Il concetto è di comfort, come vediamo in questa slide qui, guardate nella parte di Stelberforte, siamo arrivati alla seconda classe. Questa parte qui vediamo la casa senza impianti, dove la casa in estate riesce a smaltire il carico di umidità, arrivando alla seconda linea di comfort. E questa invece è lo slide che si vede mettendo il condizionatore e stiamo in più sui ministeriali. Qui invece arriviamo addirittura in zona di comfort anche a 29 e 30 gradi, perciò è una casa dove ho anche una maggiore temperatura interna, però sto anche bene. E come ultima cosa qua ho messo comunque che il comfort è come mangiare una provvidenza in su, è soggettivo, a me può piacere, a un'altra persona, perciò bisogna stare molto attenti quando si va a progettare con questa donna qui. Ovviamente, come sempre, sicuramente ci sono malati, dobbiamo stare attenti ai vari cuochi, formaggente, fumi, trauma, eccetera, eccetera. E all'interno andiamo ad usare prodotti basso emissivi con classe di emissione EC1 e EC1 Plus, per quanto riguarda le vernici, i pavimenti, le finestre, eccetera, eccetera. I nostri progetti, come da regolamenti siamo dati, evitiamo legno tropicale, che sono presente almeno FSC o PFC, prodotti a base di certificato e prodotti a base di legno fabbricato in esperimento che entra con una distanza limitata dal cantiere massimo di 250 km dal cantiere. Poi,
sembra un esperimento che hanno fatto in Francia, attacco delle termiti, la paglia subito di 7%, mentre nel legno 16%, perciò le termiti difficilmente attaccano la paglia, mentre attaccano molto volentieri il legno. Questo è un progetto che è fatto a Pedrova, in provincia di Treviso, è un ampliamento di una casa esistente, e qui abbiamo utilizzato la paglia sia per la copertura che per la muratura. Questo spessore della paglia di paglia di 30 cm. Si posa la paglia di paglia, come fosse un giuramento normale, di quella di legno. Si fanno questi cassoni con cui passa fuori. Si dà la continuità di isolamento su tutta quanta la paglia. Vengono fatti questi pavimenti di legno, perché servono per mettere all'interno la calce. Diciamo che all'estero di solito la protezione della copertura si fa a sito di legno, paglia e sito di legno. La calce la usiamo qui in Italia da qualche anno, appunto, per un discorso del nostro clima umido, abbiamo visto che migliora l'aspetto energetico della copertura. Viene messo questo sito, e poi sopra qui abbiamo messo una paglia luminosa per problemi economici. Sì. L'importante è che sia sempre ventilato. Io posso mettere la vaina, in quel caso, però qui sotto è sempre ventilato, qui c'è comunque ventilato la copertura. Poi è stato aperto e questo è fatto. Questo è il cordolo di base di questo edificio. Anche qui abbiamo fatto, diciamo, una zona più bassa rispetto alle case, cioè una zona dove arriva tutta quanta l'acqua del quartiere, siamo in tessuto storico. Abbiamo fatto la fondazione in cemento armato rialzata di 30, il cordolo in legno. Qui il progettatore culturale prevedeva questo sistema qui. Poi ogni casa ha un progetto a sé stante e i mobili sono montati su mobili da 90 cm, un fianco all'altro, e con un primo giro di piano terra di moduli in paglia, cordolo in legno, e poi il secondo giro di moduli in paglia, e poi copertura di questa isolata in paglia. Sì, con componentamenti previsti, secondo me, bisogna. Questo è la zona giorno, quello che sarà la zona giorno, e qui il soffalco con quella scala che verrà la zona notte della situazione. Questa è la struttura dell'ampliamento che è stata fatta in paglia, anche qui come l'altro tetto, è stato di paglia, passa fuori, anche qui poi verrà riempito con la paglia, piastre italiche. Ecco qui la particolarità: che all'esterno viene messo una vera e propria intorno davanti alla paglia, davanti alla struttura in legno, in modo per dare continuità e aggrappo all'intorno in calcio. Questa è la ventilazione. Questo è il primo stato di intonaco acustico, abbiamo coperto tutte quante le parti in carta palustra. Questa invece è la regola interna, spessore di 1 cm, pensa proprio davanti alla struttura in legno e tirante in ferro. Questa è la prima mano di argilla, e poi verrà fatta le altre
le altre fotografie sempre sono dell'argilla. L'ultimo capitolo è gli impianti, si cerca di fare un'impiantistica leggera, cioè rigura proprio all'osso e un'impiantistica delle case in Italia, appunto, che sono case molto efficienti. E di solito mettiamo dei radianti elettrici in carbonio, ma si dovrebbe mettere tranquillamente all'interno del sifone, perché gli edifici passivi è perfetto perché è veloce, è regolabile ed economico. Dipende un po' cosa si vuole e progettare con il proprio cliente. E noi di solito li mettiamo a parete i pannelli radianti elettrici, che danno una buona resa, ma non vedete poi nella casa legale, possiamo vedere qualche mancanza dove li abbiamo messi. Questo è lo schema del progetto energetico dell'edificio in Paglia Castelbelforte, dove si vede che la casa ha un tetto fotovoltaico di 80 metri quadri, è una casa dove prende più energia rispetto a quella che richiede. Sono i vari cariche per il scaldamento, la produzione di energia in verde. Queste qui sono le potenze per ogni stanza che abbiamo dato al riscaldamento. È una casa con un indice di 24 kW metro quadro all'anno per la superficie di ogni locale e da tutto l'impianto che si è acceso attorno ai 3 kW e mezzo di spento di energia. E qui è tutto quanto è modulato da una sempre intelligente che modula i carichi della casa. Intonaci, anche qui come confuso, si fa sempre intonaco e esterno in calce con sabbie di silice naturale di origine, cioè sabbia di fiume, e non di metterlo mai in calcio perché poi altrimenti si dilava con l'inquinamento. E questa invece è l'intonaco interno in argilla, dove si può vedere spessore di millimetri, che è questo, che dopo 4 ore assorbe 10 grammi al metro quadro, mentre questo spessore qua di 2,5, 1,5 cm, dopo 4 ore riesce ad assorbire 30 grammi al metro quadrato di umidità, perciò che non viene in condizione per questo motivo, però nel caso si va, mettiamo sempre l'argilla come regola. Concluso, grazie a tutti quanti.